Polesine Incontri con l'autore è arrivato alla 15ª edizione. Che taglio avete deciso di dare per il 2020? Ma ogni anno noi teniamo un po' conto delle esigenze dei comuni e cerchiamo sempre di vagliare gli argomenti, per cui quest'anno voi vi troverete dei giornalisti che parlano di cibo, altri giornalisti che parlano di tema politici, ma anche temi legati allo sport, oppure anche autori di fama nazionale che sono nelle classifiche nazionali da lungo tempo. Quanti sono i comuni e in generale le realtà coinvolte? Allora, sono 19 comuni, di cui due comuni hanno deciso di fare un doppio incontro, quindi complessivamente sono 21 appuntamenti. E il fatto interessante è che andiamo da qui fino a Porto Tolle, quindi sicuramente sono delle distanze lunghe e questo gli autori se lo ricordano. Assessore, cos'è Rete Eventi? Beh, Rete Eventi è un circuito culturale di manifestazioni e appunto eventi regionale che si svolge grazie alla collaborazione tra la Regione e le nostre province venete. Quindi la Regione sostiene le province affinché le province facciano degli eventi sul proprio territorio. Devo dire che questo circuito regionale Rete Eventi in provincia di Rovigo si svolge attraverso delle iniziative che sono particolarmente interessanti e riconosciute di alto livello, non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, come appunto gli incontri con l'autore che vedono autori di tutta Italia venire nella nostra provincia, nelle nostre comunità, con la collaborazione del mondo dell'associazionismo culturale, delle biblioteche e dei comuni naturalmente, ad illustrare i temi di attualità e soprattutto a promuovere la lettura, che è il nostro obiettivo finale. Grazie mille. Grazie a voi.